Eccoci di nuovo in scena con Anna Paola. Ciao. Sempre sorridente per voi, così vi dai la carica. Allora, Anna Paola, quanto mentono le ragazze di oggi? Ok, quindi iniziamo a capire quanto mentono, su cosa mentono e poi vorrei anche capire se mentono di più le ragazze giovani o le donne un po' più mature. Vai. Allora, purtroppo appunto le ragazze mentiamo un po', ma anche perché adesso con la tecnologia è più semplice creare la tua vita perfetta, quando a volte magari non è così perfetta. E allora, riguardo alle donne, cioè io lo posso dire da me e delle mie amiche, in cosa mentiamo, magari mentiamo più di quanti soldi spendiamo, di cosa facciamo, andiamo in giro, tutto quanto. E vogliamo postare di tutto, cioè, ad esempio eravamo a Parigi, eravamo in un albergo 4 stelle normalissimo e per me quando ho fatto la foto in bagno veniva che ero al Ritz-Carlton, allora tagato quell'hotel invece di quello che io ero. Purtroppo vogliamo apparire e dire che abbiamo più soldi e magari che siamo più fighe, che facciamo cose più fighe, perché purtroppo la società ci dà la spinta a mentire su queste cose. Ok, quindi ad esempio si mente sul lifestyle. E quando invece ti rapporti con un uomo, cose su cui hai mentito magari? Allora. Oppure anche se hai mentito ad esempio anche sulla conoscenza e anche sull'intimità, magari non so, hai avuto un'intimità con un uomo e gli hai mentito dicendo che hai provato piacere quando in realtà non era così. Allora, sì, purtroppo a volte anche quello può capitare, cioè, non lo so, ti trovi con uno che sei uscito un paio di volte, magari ti piace tutto quanto e cominciano questi rapporti di intimità e lui si vede che prova a fare lo sforzo e tutto quanto e te non ti trovi così al tuo agio ed è vero che in questi tipi di rapporto c'è, cioè, alla fine quando non sei veramente, cioè non conosci veramente a questa persona e non lo vuoi far sentire male e puoi mentire, però secondo me dipende dall'approccio che hai con quella persona. Cioè per me se l'ho appena conosciuto un mese fa, 2 mesi fa e magari non le dirò tutto, capito? Non sono una che sputta tutto in faccia e magari col tempo non mentirò e le dirò delle cose, però nelle prime uscite, nei primi mesi c'è, cioè, dire veramente tutta la verità, magari si mette veramente a disagio e basta. Ok, mentono di più le ragazze giovani o quelle o donne mature? Questa è una bella domanda. Secondo me mentono più le donne mature, cioè perché loro a volte si mettono più a disagio della loro età, di cosa fanno, di cosa non fanno, di quanti soldi hanno e nella vita, alla fine a cosa sono arrivati con il loro lavoro, tutto quanto, e le giovani diciamo che appena stanno entrando in quel mondo di uscire con della gente, conoscere, fare, non fare, allora secondo me le donne mature e possono mentire più semplice, anche perché hanno più esperienza a mentire. Ok, andiamo verso la chiusura. Sui social praticamente vedi un sacco di come dire, vite fake, no? Cioè, come hai detto te, è facile costruire la vita perfetta. In particolar modo noi vediamo una ragazza che è sempre in giro per il mondo. Ogni sera su una macchina diversa, bottiglie di champagne anche per farsi la doccia, e, insomma, chi più ne ha, regali costosi dappertutto, tutti i ristoranti possibili e immaginabili li frequenta, quelli più chic, eccetera, 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 no? Tu, secondo te, se io ti dicessi, ok, tutta questa finzione serve per coprire in realtà una vita che è vuota, cioè se tu togli la finzione, cosa resta alla radice? E non c'è un cazzo. Sì. È perché non, cioè, non fai niente la mattina e la sera, lato pratico, cioè zero. Cosa ne pensi? Allora, vabbè, io credo che tutto
cioè tutte le persone nel mondo abbiamo delle alte e delle basse, cioè a volte ci sentiamo più depressi, a volte siamo più contenti, tutto quanto, anche il tempo aiuta tantissimo, d'inverno magari siamo molto più depresse, però è vero, cioè secondo me i social e seguire a queste persone che hanno tanti follower e che fanno tante cose fighe, ad esempio le modelle, ti mette un po' a disagio, allora tu vorresti più o meno fare le stesse cose, allora ti metti e vai ai ristoranti più fighi, vai ai bar più fighi, tutto quanto soltanto per avere quella spinta, però comunque la tua vita ancora rimane vuota, cioè perché può essere che metti delle stories che sei con degli amici, con i ragazzi fighi e alla fine non, cioè, neanche sono i tuoi amici e questi ragazzi non le ne freghi veramente nulla, allora c'è anche se tu provi a fare una vita fake, rimarrai sempre vuota, allora secondo me non lo so, dovresti avere un bilancio tra cosa veramente vorresti fare e della vita sui social e di tutto quanto. Diciamo che abbiamo detto di tutto e di più, io sono stanco e quindi chiudo la conversazione. Saluto. Ciao.